Questa mattina il sindaco di Ragusa Piccitta e l'assessore all'edilizia sportiva Iannucci hanno effettuato un sopralluogo presso il palazzetto dello Sport Padua e presso l'impianto sportivo Biazzo per avere contezza dei lavori eseguiti nelle due strutture. In relazione all'impianto di Via Zama è stata ultimata a tempo di record l'installazione dei 32 nuovi fari con tecnologia LED destinata a illuminare i parquet del campo di basket. Già da stasera i nuovi corpi illuminanti sono in funzione in occasione della partita di pallacanestro maschile di Serie C tra Basket Club Ragusa e Sport Club Gravina. I nuovi fari, che consentiranno quindi di dimezzare il consumo di energia elettrica, sono stati acquistati dall'amministrazione comunale e installati dalla società che gestisce il palazzetto. Completato anche l'intervento di manutenzione del manto in erba sintetica presso l'impianto sportivo di Via Archimede. L'assessore Annucci si è tra l'altro complimentato con la società di basket e con la ditta dei lavori per aver installato i faretti in anticipo rispetto ai tempi previsti.